Ciao amici di Music Off, in questo video parliamo della Antelope ZenQ Synergy Core USB. Parliamo di questa scheda perché è uscita da pochissimo sul mercato, appunto in versione USB. Questo significa che diversi mesi fa è uscita la ZenQ, ma era una scheda Thunderbolt. Invece in questo caso siamo di fronte alla stessa identica scheda, ma in versione USB. Questo ovviamente aumenta moltissimo la compatibilità di questo dispositivo con il 99,99 periodico, credo, per cento dei computer presenti oggi sul mercato, proprio perché Thunderbolt è un protocollo, diciamo, un tipo di interfacciamento molto diffuso in maniera esclusiva sui Mac, e sui computer Windows invece un po' meno, quindi bisogna andare a cercare i computer che hanno a disposizione la Thunderbolt, e non sono tantissimi. Facciamo intanto una piccola panoramica di questa scheda. È una scheda che ha 14 in e 10 out, ha i soliti preamplificatori ultralineari, appunto, di casa Antelope, permette di fare comodamente il loopback, che è una funzione, diciamo, molto richiesta, soprattutto da 2 anni a questa parte, quando ci troviamo molto più di prima ad utilizzare piattaforme come Skype, Zoom, OBS, eccetera, eccetera. In una seconda parte del video vedremo come si può fare il loopback. È una scheda che è super compatibile, quindi sia con Windows che con Mac, per i motivi che abbiamo detto. È una scheda che è alimentata direttamente via USB, quindi, come si dice, è USB-C bus powered. Questo cosa significa? Che è una scheda anche molto votata alla portabilità, proprio perché non ha bisogno di un alimentatore esterno, ma semplicemente via un semplice cavo USB-C su un USB 2.0 viene alimentata. Ovviamente si può collegare ad una porta USB 3 senza problemi, e questo tipo di collegamento beneficia anche in alcuni casi di una maggior potenza, quindi diciamo con più alte probabilità che questa scheda venga alimentata correttamente. Se qualora non dovessimo avere una porta USB 2 sufficientemente, diciamo, potente da alimentare la ZenQ, in confezione c'è un cavo che da USB-C si sdoppia e arriva sostanzialmente a 2 USB, quindi un USB servirà per i dati e l'altra USB servirà come supporto per l'alimentazione. Quindi in ogni caso è una scheda che può essere utilizzata completamente senza alimentazione esterna, e questa ovviamente è una cosa non da poco, proprio per questo motivo. Quindi super portabile e super facile da usare magari anche in treno, in aereo, alle prove, in un camerino, insomma in qualsiasi situazione è comodo avere una scheda audio del genere. Veniamo dunque al retro dell'interfaccia. Allora, sulla parte sinistra abbiamo i 2 ingressi combo, quindi possiamo collegare sia cavi XLR Canon che jack. I jack possono funzionare sia di linea che ad alta impedenza, lo imposteremo via software, quindi 2 input già molto versatili, diciamo, come tipologia, perché praticamente possiamo collegare qualsiasi sorgente sonora. Poi troviamo 2 uscite, quindi 2 uscite monitor, monitor L e monitor R, che sono delle uscite con la classica qualità a cui ci è abituato Antelope per il monitoring. Poi troviamo 2 line out jack bilanciati, un in e un out SPDIF, ovviamente tramite connettore RCA, ma ricordiamo che sono uscite digitali, quindi appunto SPDIF, e offrono 2 in e 2 out. Un ADAT in, quindi possiamo espandere gli ingressi fino ad 8 canali a 44.100 o 48 kHz via ADAT, collegando appunto un preamplificatore 8 canali, per esempio. Poi troviamo il Kensington Lock e infine il connettore USB-C, come abbiamo detto bus powered, quindi basterà lui da solo per alimentare la scheda. Passiamo invece adesso alla parte inferiore, cioè quella che quando abbiamo la scheda sulla scrivania ci troviamo in realtà frontalmente nella parte bassa. Troviamo 2 connettori jack, in questo caso c'è un simbolo della chitarra, quindi pensati, diciamo, per essere utilizzati con chitarre o bassi ad alta impedenza, ma in realtà scopriremo che anche loro possono essere utilizzati come ingressi di linea. E poi 2 uscite cuffie, quindi dotazione assolutamente ricca per una scheda di questa fascia di prezzo. Adesso io ricollego il cavo che avevo precedentemente staccato, così vediamo anche il boot della scheda. Eccola, si accende, logo Antelope, ed eccola qui. Allora, cosa ci ricorda innanzitutto il pannello frontale? Innanzitutto ci ricorda che tipologia di clock abbiamo a bordo, quindi è la AFC, diciamo, il clock a 64 bit, diciamo, proprietario di Antelope, che è diventato quasi uno standard ormai per la sua eccezionale affidabilità e qualità. Poi troviamo il manopolone centrale con cui possiamo fare una serie di cose,
tre pulsanti fisici e il display. Allora, iniziamo a capire come possiamo utilizzare per l'appunto la scheda in modalità, diciamo, stand alone, quindi praticamente lavorando proprio sulla scheda. Allora, innanzitutto qui abbiamo la rappresentazione dei nostri ingressi, in questo caso analogici, SpeedIF e diciamo il monitor per l'uscita cuffie numero 1. L'uscita cuffie numero 1 è linkata all'output principale, quello dei monitor. Allora, innanzitutto se clicchiamo su Gain possiamo agire attraverso la manopola su il gain del mic preamp 1 in questo caso. Ovviamente andando a cliccare di nuovo passiamo al preamp 2, cliccando di nuovo andiamo al high Z preamp 1, quindi l'ingresso che era qui sotto, numero 1, high Z preamp numero 2, e di nuovo torniamo al mic preamp 1. Quindi possiamo fare il gain anche in modalità stand alone direttamente dalla scheda, quindi clicchiamo e poi usiamo l'encoder per scegliere la quantità di gain che vogliamo utilizzare. Col pulsante antelope torniamo alla schermata originale, con il pulsante HP o mono andiamo a selezionare appunto il volume del monitor, quindi il volume dell'uscita sui monitor, oppure scegliere il volume delle cuffie numero 1 e volume delle cuffie numero 2. Possiamo anche scegliere il volume dei line out e poi torniamo indietro al monitor volume. Di nuovo cliccando andiamo indietro. Questo knob grande che fa un suono molto bello, quindi è a step, e insomma per i feticisti un po' di queste cose fa davvero un bel suono. So che non è una cosa ovviamente che incide sulla qualità, però ci tenevo a dirla. Allora, premendo di nuovo sul pulsante torniamo sulla schermata principale, cliccando invece sull'encoder disabilitiamo il monitoraggio, quindi mettiamo in mute il sistema, premiamo di nuovo e lo abilitiamo un'altra volta. Ovviamente se lo giriamo, diciamo, senza premere nulla, controlliamo il volume dell'uscita monitor. Se teniamo premuto il tasto HP Mon entriamo nel menu di sistema, dove troviamo le informazioni sul device, in questo caso il numero seriale, firmware eccetera. Poi torniamo indietro, rientriamo nel menu, troviamo Screensaver Time, Screensaver Style, quindi la possibilità di appunto attivare una sorta di modalità eco che va a spegnere il display dopo un tot, e la possibilità di fare un factory reset, quindi assolutamente assolutamente semplice. Diciamo che a differenza della Zenture che abbiamo visto sempre qui su Music Off, questa ovviamente è una scheda che ha una fascia di prezzo diversa, ridotta rispetto a quella, è una scheda audio pensata per un'altra tipologia di utente, e quindi ovviamente anche l'interfaccia che abbiamo a bordo, pur essendo mediamente molto più ricca e configurata di tante schede dello stesso form factor, ovviamente non pretende tutta magari la configurabilità che abbiamo visto su Zenture, proprio perché sono due schede di fasce diverse. Ci tengo a dire che il display si vede tranquillamente, quindi ha un'ottima luminosità, risponde benissimo ai segnali in tempo reale, quindi non ha lag di nessun tipo, e in generale quindi questo è il pannello frontale della scheda. I tasti funzionano senza problemi, ci tenevo ad aggiungere solo che tenendo premuto il pulsante gain accediamo al menu di controllo, che permette sia di spegnere la scheda sia di impostare il clock source, quindi se magari colleghiamo qualcosa via ADAT o SpeedIF di cambiare l'origine appunto del clock, selezionare il sample rate, monitor trim, line out trim, insomma abbiamo delle altre opzioni da poter scegliere. Col menu antelope torniamo sempre alla pagina iniziale, è l'unico tasto dei tre che non ha doppia funzione, quindi ricordiamo, tenendo premuto il tasto gain accediamo al menu di controllo, invece tenendo premuto il tasto HP monitor accediamo al menu di sistema. Quindi questa è la panoramica, diciamo, della scheda come input, connessioni e utilizzo standalone. Adesso passiamo al computer e software e vediamo come si comporta. Il primo software che dobbiamo utilizzare quando acquistiamo una scheda Antelope è l'Antelope Launcher. Eccolo qui, è un programma molto semplice che ci fa vedere i dispositivi attualmente collegati al computer, ovviamente di casa Antelope. In questo caso c'è la ZenQ Synergy Core USB, abbiamo delle informazioni come il numero di dispositivo, versione del bundle installata, la possibilità di aprire il pannello di controllo e di amministrare il dispositivo in termini, ve lo faccio vedere, di attivazione e disattivazione sul nostro account, la possibilità di lanciare il pannello di controllo in autorun. Sotto c'è una domanda, not seeing your device, nel senso che se dovessimo avere problemi
nel far riconoscere il dispositivo al nostro computer e quindi una volta collegato di non vederlo in questa schermata, Antelope, cliccando qui, ci fornisce un tool automatico che permette di risolvere eventuali conflitti driver che si sono creati o qualsiasi, diciamo, tipologia di problemi legati al riconoscimento del dispositivo. Nel video qui sul Music Off della Zen Tour Synergy Core ne ho avuto bisogno, per esempio, perché nel bel mezzo dell'aggiornamento dei driver è saltata la corrente in tutto lo studio. E quindi sostanzialmente i driver erano completamente corrotti, la scheda non veniva più riconosciuta, è bastato cliccare su questa scritta rossa e in un minuto il sistema ha automaticamente sistemato tutto, quindi è molto comodo averla. A destra troviamo una scheda nominata plugin, quindi dove abbiamo in questo caso gli AFX to DAW, cioè i plugin di casa Antelope da poter utilizzare anche all'interno della nostra DAW, quindi non solo onboard in ingresso in DSP sulla scheda audio. E quindi qui abbiamo la versione attualmente installata e ovviamente la possibilità di disinstallarli e ovviamente la possibilità di installare o disinstallare bundle relativi ad altri prodotti di casa Antelope, in questo caso per esempio i microfoni con sistema di modeling. Poi andiamo su System, dove troviamo molte informazioni, tra cui i driver, in questo caso la scheda essendo USB, ovviamente il driver USB con la versione in questo momento installata, Thunderbolt driver ovviamente non installato perché la scheda, ripetiamo ancora una volta, è appunto USB, e la gestione, appunto, manage server, cioè possiamo gestire il pannello di controllo di Antelope e remotare tanti parametri della scheda e la gestione della stessa in remoto se colleghiamo la scheda all'interno di una rete locale, quindi in questo caso è importante avere anche questa opzione. In altro c'è appunto l'account con cui siamo loggati, cliccando qui abbiamo la conferma di questo, possiamo fare il logout per cambiare account, e su impostazioni abbiamo delle classiche opzioni che riguardano sia appunto la rete che delle impostazioni di massima, per esempio disable animation, only top of the panels can be dragged, quindi sostanzialmente delle opzioni di amministrazione di questo software e in generale della scheda. Per esempio su Advanced abbiamo update firmware solo se nuovo, oppure possiamo mettere anche mai se ci troviamo bene con una versione e non abbiamo intenzione di aggiornarlo, possiamo tweakare appunto questi parametri. Chiudiamo e direi che passiamo al pannello di controllo, eccolo qui, che io avevo già aperto, ed è il cuore di tutta la scheda Antelope. Qui possiamo gestire qualsiasi parametro, iniziamo a vederlo. Innanzitutto troviamo la sezione dedicata ai preamp, quindi tutti gli ingressi fisici della scheda, che in questo caso sono 4, 2 posteriori e 2 anteriori nella parte bassa della scheda, come abbiamo visto, hanno la possibilità di vedere regolato il proprio gain, e ovviamente tutto controllato digitalmente. Possiamo scegliere se far lavorare questi ingressi in via microfonica, di linea o ad alta impedenza, chiaramente 3 e 4 non microfonico perché sono ingressi jack, non abbiamo il Canon, quindi possiamo utilizzarli o di linea o ad alta impedenza. Poi abbiamo la possibilità di linkare i canali a coppie, se magari utilizziamo ingressi stereo può essere molto comodo, quindi clicchiamo sul pulsante e alziamo e abbassiamo i gain contemporaneamente. Qui abbiamo la sezione dedicata alle impostazioni del microfono a modeling, se lo abbiamo ovviamente collegato sempre di Antelope, il tasto per l'inversione di fase e la Phantom che si attiva cliccando CTRL più clic su 48V. È una cosa, diciamo, di sicurezza che io ritengo comoda, perché in modo che una volta attivata la Phantom o se non è attivata per sbaglio non sarà mai possibile accenderla o spegnerla, quindi è una cosa sicuramente comoda. In basso troviamo i canali e i canali, diciamo, nel loro mix relativo all'uscita che abbiamo selezionato, cioè in questo caso monitor e headphones 1 condividono lo stesso mix, quindi in questo caso io posso decidere di mandare all'uscita di monitor preamp 1 e preamp 2 in questa regolazione, oppure di mandare preamp 1 e preamp 2 a più o meno meno 30. Se io vado su headphones 2, come vedete, la configurazione, il mix è completamente diverso, quindi le uscite sono indipendenti, possiamo creare dei mix indipendenti, uno per monitor headphones 1, come vediamo in questo caso, uno per headphones 2 e un altro per line out, quindi è necessario cliccare sul lato sinistro sull'uscita di cui vogliamo modificare il mix e poi qui liberamente andare a fare la configurazione che vogliamo. Quindi in questo caso, ovviamente, se vogliamo ascoltare ciò che colleghiamo al preamp numero 1 direttamente sull'uscita monitor o in cuffia nell'uscita 1, dobbiamo alzare questi canali. Ovviamente, se non lo vogliamo, li chiudiamo. Cosa abbiamo poi? La possibilità di scegliere cosa andare a settare in questo mixer.
qui abbiamo la visuale in questo punto da scegliere fra 8 o 16 canali e ovviamente nella visuale a 8 abbiamo un'etichetta che ci facilita il riconoscimento di quello che stiamo facendo. Quindi per esempio mettiamo che io qui non voglio avere preamp 2, quindi non voglio avere il controllo del preamp 2 perché non lo sto usando. Mettiamo che voglio avere il terzo ingresso di un preamp ADAT che ho collegato, quindi cliccherò su ADAT 3 e in questo caso potrò alzare l'ingresso, quindi il dispositivo che ho collegato sull'ADAT numero 3, quindi sul preamp collegato in ADAT, il suo ingresso numero 3, lo alzerò e lo manderò direttamente a monitor e a cuffie. Quindi questo mixer è assolutamente configurabile con tutto ciò che vogliamo. Quindi posso mettere per esempio computer play 1, posso utilizzare lo SPDIF, insomma qualsiasi tipologia di collegamento che abbiamo a disposizione può essere utilizzata per questo scopo. Quindi è una cosa molto 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 interessante. Nella tab in alto qui abbiamo a disposizione monitor and headphones, digital outs, quindi se vogliamo filtrare per le uscite digitali, in questo caso solo lo SPDIF, oppure DAW input output. In questo caso possiamo decidere cosa mandare alla DAW. Quindi per esempio qui abbiamo a disposizione i nostri 16 canali, per esempio io posso decidere di mandare alla DAW sull'ingresso numero 1 record 1, quindi quello che noi per esempio troveremo quando selezioniamo il canale d'ingresso della scheda, troveremo l'ingresso numero 1. Qui cosa ci voglio mandare? Per esempio ci voglio mandare il preamp 1, o per esempio invece ci voglio mandare il computer play 1, cioè quello che esce dal computer left, o ci posso poter mandare l'ADAT in una qualsiasi tipologia di configurazioni. Vediamo che è veramente semplice lavorare in questo modo, perché abbiamo sotto mano tutto il routing della scheda. In questa versione di ZenQ non abbiamo il matrix che avevamo su ZenTour, quindi secondo me è ancora più intuitivo fare queste cose. Basta sempre ragionare con la testa e chiedersi cosa sto mandando dove. In questo caso dove voglio mandare cosa? Monitor headphones, quindi su monitor headphones voglio mandare preamp 1 a questo DB, oppure DAW input output to DAW, quindi verso la DAW. Cosa voglio mandare verso la DAW sul canale 1? Voglio mandarci il primo canale del preamplificatore, oppure posso mandarci il primo canale del mic modellato, oppure computer play, oppure loopback headphones 1-2, perché per esempio io posso fare un mix, e qui introduciamo il loopback, su headphones 2 magari io posso fare un mix che voglio mandare in streaming, quindi magari non ci metterò determinate cose ma ce ne metterò altre, per esempio, quindi metto per esempio la mia voce e l'uscita del mio software di registrazione della mia DAW, o un programma o qualsiasi cosa ci venga in mente. Faccio il mio mix su headphones 2, dopodiché posso andare a dire su DAW IO di creare in record 1 e record 2 per esempio loopback 2, loopback headphones 2 1 e qui loopback headphones 2 2. In questo momento ho creato un loopback. Questo vuol dire che se su Skype, Zoom, OBS, eccetera, eccetera, io andrò a selezionare Antelope ZenQ 1-2, gli arriverà esattamente il mix che io ho fatto nella sezione Monitor and Headphones, Headphones 2. Quindi è tutto estremamente configurabile, è semplice fare i loopback ed è tutto routabile assolutamente liberamente. Ovviamente c'è anche il pan per customizzare il mix in ogni sua parte. Abbiamo a disposizione il reverbero AuraVerb, sempre presente sulle schede Antelope, dove abbiamo i send, abbiamo due return generali LR e i send ai vari canali. Ovviamente anche qui è possibile pannare le mandate del reverbero, modificare le impostazioni. Ovviamente abbiamo già dei preset preconfigurati, insomma è possibile avere un reverbero sempre collegato e sempre pronto senza utilizzare altre risorse magari nella DAW. Diciamo che nella panoramica di questa scheda, oltre ovviamente il volume delle cuffie qui in basso, monitor e headphones 1 per esempio, abbiamo a disposizione sia il volume, sia dim e sia mute, quindi che sono i controlli per mettere completamente in muto l'uscita oppure dim, andare a diminuirla. A questo punto su Headphones 2 ovviamente c'è il volume delle cuffie 2 con il relativo meter, dove possiamo controllare assolutamente tutto. Dobbiamo approfondire l'ultima parte rimanente di questa scheda, che è quella relativa ai plugin, perché
Una cosa caratteristica di questa scheda è la possibilità di utilizzare dei plugin in DSP, quindi utilizzarli in real time con una latenza sotto il millisecondo, quindi una latenza assolutamente impercettibile, e poter configurare tutto a nostro piacimento. Quindi per esempio, direi che possiamo fare una prova. Prendo un attimo la chitarra, collegato la chitarra ed è sull'input 3. Ho già regolato il gain in modo che sia circa meno 10. Ok, però non ascoltiamo nulla, quindi magari voi sentite qualcosa che rientra dal microfono che è dedicato alla mia voce, rientrano le corde così nude e crude. Come facciamo? Ecco, mettiamo che siamo su un monitor headphones 1, perché è quello che voglio ascoltare, è quello che sto registrando per voi. Mettiamo che su questo canale non voglio avere preamp 1, ma il preamp 3, perché è quello dove ho collegato la mia chitarra. Quindi preamp 3, il segnale arriva, alzo il fader, lo porto a 0. Ecco che abbiamo la nostra DI che arriva. Ora, qui abbiamo la tab AFX, quindi andiamo ad aggiungere degli effetti per chitarra, in questo caso. Per esempio, andiamo su Guitar Amp, apriamo un Top 30 UK Bright, per esempio. Dobbiamo collegare subito una cassa, perché questo è solo il preamp, quindi Add Effect, Guitar Cabinet, Top 30 2x12. Ed ecco che abbiamo... a disposizione il nostro suono. Chiaramente, come tutti i plugin a cui ormai siamo abituati, possiamo modificare l'EQ. In questo caso possiamo spostare i microfoni come vogliamo, possiamo modificare il balance tra i microfoni. Teniamo sempre sotto controllo ovviamente input e output, ed ecco che abbiamo creato in ascolto su questa mandata, in questo caso a voi, il mio suono di chitarra attraverso i plugin di Antelope, che sono, come c'è scritto qui, realizzati in collaborazione con Overloud. Quindi immaginate che io, per esempio, voglio voler mettere dopo di questo, e ora stiamo facendo un esempio con la chitarra, ma possiamo farlo con qualsiasi sorgente che noi colleghiamo alla ZenQ, quindi microfoni per registrare batteria, voci, chitarre acustiche, qualsiasi cosa. Sono tutti effetti che in questo caso ovviamente troviamo sbloccati solo parzialmente, perché per averli tutti o comprarne altri si può andare sul sito dell'Antelope e acquistare altri pacchetti di effetti, perché quelli inclusi sono 37, ovviamente non sono tutti. Per esempio potrei andare su Vintage Preamps BA31 e poter mettere un pre dopo. Potrei voler mettere ancora, per esempio, vediamo cosa c'è, un compressore, per esempio. Carichiamo una simulazione di 1176, lo regoliamo per esempio così. Tutto assolutamente in tempo reale, senza ritardi e senza nulla, quindi è una cosa molto comoda, perché ovviamente ci dà a disposizione degli strumenti aggiuntivi già da utilizzare in ingresso. Da segnalare qui in alto, ovviamente possiamo salvare delle configurazioni come vogliamo per creare dei preset, possiamo caricarli ovviamente, possiamo mettere in bypass tutto e quindi torneremo alla nostra DI, oppure cancellare tutto per tornare alla situazione iniziale. Allora, questa è, diciamo, una panoramica abbastanza ampia sulla scheda. Come avete visto, le possibilità sono tante. Io ovviamente quello che ho fatto adesso potrei farlo su qualsiasi ingresso, quindi per esempio potrei andare su preamp numero 2, aggiungere qui dentro per esempio Instinct Synergy, potrei aggiungere quello, in questo caso per esempio vedete che è in modalità demo perché non è compreso nel bundle, per esempio un EQ,
per esempio di stile Pultec, io potrei aggiungerlo e ovviamente questo va a influenzare questa uscita specifica. Come vedete, nell'altra sezione il volume è sempre a zero, cioè le altre sezioni non sono state toccate da questa modifica, ma ovviamente il plugin è, diciamo, uno per tutte le istanze. Quindi una volta che lo carichiamo, in questo caso per esempio sul preamp 2, il preamp 2 anche qui avrà caricato questo effetto. Quindi il caricamento dell'effetto è una funzione global che noi, una volta che carichiamo, va su tutto. E poi ovviamente il volume è, diciamo, lo possiamo andare a scegliere a nostro piacimento tra tutte le uscite che abbiamo. Bene, io vi ringrazio per essere stati con me e con noi di Music Off. Abbiamo approfondito questa scheda di un brand come Antelope, che secondo me si sta facendo molta più strada in questi ultimi anni. Secondo me ha proprio centrato tantissimi prodotti che hanno una qualità veramente importante, un prezzo secondo me assolutamente in linea con la qualità che offre. C'è il DSP a bordo che abbiamo visto nel corso del video, e quindi ecco, secondo me una scheda di questo tipo a questo prezzo, con queste funzioni e con la qualità che solitamente offre Antelope, mi sembra insomma che sia un prodotto davvero da poter consigliare senza batter ciglio. È un prodotto davvero che secondo me si colloca in una fascia in cui c'è molta scelta, ma per formato, tascabilità, numero di connessioni e qualità, soprattutto sia dei preamp che dell'uscita del monitoraggio, per esempio, fanno secondo me di questa veramente una scheda che io personalmente magari prenderei con me per tenere e utilizzare nei viaggi, insomma, quando ci si sposta. Grazie ancora per essere stati qui, vi ricordo come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un like qui sotto, iscrivetevi al canale YouTube di Music Off per restare sempre aggiornati su nuovi video che verranno caricati e su tutte le dirette che ci sono a cadenza settimanale, e ovviamente fateci sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa scheda, o magari se l'avete già, quali sono i vostri feedback. Io vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video.